Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel vlog su Lucca Comics 2016. Signori miei, anche in questo caso prima di iniziare mi dispiace per chi non è riuscito a incontrarmi alla fiera. Questa volta non ho avuto nessun problema di connessione. Oddio, in realtà sì, ma li ho risolti. Il problema è stato principalmente il fatto che ero in giro con i miei cugini più piccoli e di conseguenza ho avuto delle, diciamo, responsabilità da mantenere. Non potevo portarli in giro per la fiera e darvi appuntamento fisso in luoghi, e quindi mi dispiace se purtroppo non sono riuscito sempre a conciliare i vostri interessi con i miei e con quelli di chi mi stava seguendo alla fiera. Detto ciò, iniziamo subitissimo come ho fatto per il Games Week. Del resto, vi farò un riassunto delle mie 2 giornate. Vi parlerò solo del Lucca Comics e non della vacanza in generale, che sì, ho fatto anche un po' di vacanza. E poi vi farò vedere gli acquisti. E nulla, direi di iniziare subitissimo. Allora, diciamo subito che il Lucca Comics è una fiera molto diversa dal Games Week perché è molto dispersiva. Si sviluppa all'interno della città, mentre il Games Week è semplicemente a Milano Fiera ed è praticamente un magazzino. Quindi è molto più semplice orientarsi al Games Week rispetto a Lucca Comics. E infatti sono stato un po' spaesato quando sono arrivato perché era la prima volta e non me l'aspettavo. Comunque arrivo direttamente da Milano e verso tipo le 2:30 entro in fiera e avanti. Ok, pausa cena superata. Possiamo proseguire. Si diceva entro in fiera verso le 2:30 e wow, uno spettacolo unico. Gente, cosplay di tutti i generi, ma dal più comune, quello di Harley Quinn, a cosplay di gente sconosciuta. Ho visto durante la mia permanenza alla fiera dei cosplay allucinanti. Ho visto il cosplay di Dante Alighieri che sviene, di Gigi D'Agostino, di Vittorio Sgarbi, il cosplay di Piero Angela. Ci vuole della genialità per fare il cosplay di Piero Angela. E nulla, la fiera è qualcosa di spettacolare, l'atmosfera è bellissima, non è per nulla tesa. Tra l'altro, piccolo aneddoto così evito di raccontarlo dopo. Lo stesso giorno in cui sono arrivato, ossia domenica, uscendo dalla fiera in stazione c'era una coda impressionante. E nonostante fosse una situazione veramente caotica e che avrebbe potuto dare sui nervi, l'atmosfera era rilassatissima. Ci siamo messi a fare i cori cantando Gigi Dag. Quando, non lo so, c'è stato un momento in cui un palloncino ha preso il volo e tutti hanno cominciato ad applaudire, a fare versi. Quindi l'atmosfera è davvero fantastica a Lucca Comics. La città purtroppo secondo me non si presta tantissimo a sostenere una fiera, sia per la struttura molto, fra virgolette, storica della città, che per le infrastrutture. C'è una stazione davvero piccolissima e la possibilità di mettere treni supplementari è davvero davvero povera. Infatti per tornare a casa è stato un inferno. Comunque il primo giorno tornando a noi l'ho trascorso principalmente a Japantown, dove ho preso la maggior parte della mia roba, tra l'altro. È uno dei padiglioni sicuramente migliori della fiera, un sacco di bancarelle, una delle zone sicuramente più visitate, a mio parere. Ho visto anche il padiglione della Bandai Namco, dove ho provato per la seconda volta Xenoverse 2. Poi c'era appunto uno stand dove c'erano tantissime bancarelle, dove ho preso i gadget, c'erano zone ristoro, c'erano i bagni, insomma, la Japantown era ben organizzata. E bene o male, il primo giorno l'ho passato praticamente solo lì. Sì, c'erano anche altri stand, tipo il padiglione della Century Fox o quello della PlayStation. Però, signori miei, cioè, voi non avete idea della coda allucinante che c'era. Soprattutto di domenica, perché lunedì era tutto meno organizzato. Nel senso, la domenica c'era il padiglione, c'era la fila per entrare e poi uscivi. E non è che dall'uscita entravi e dall'entrata uscivi. Invece lunedì c'era l'anarchia più totale, entravi da dove volevi, uscivi da dove volevi, potevi anche scavare nei muri dei cosi e uscirtene. E nulla, boh, non so per quale motivo lunedì era meno organizzato di domenica. Però, vabbè, in ogni caso è stato davvero bellissimo. La domenica mi è anche capitato di incontrare due di voi, ossia Martina e un suo amico di cui non ricordo il nome, non lo dico, in realtà c'ho un'idea ma non lo ricordo per non fare figure di merda, che mi hanno chiesto un autografo, con cui abbiamo fatto delle foto, con cui abbiamo fatto una bella chiacchierata di mezz'ora, ricordando le serie, insomma, parlando in generale, le fa sempre davvero tanto piacere. E mi ha fatto davvero piacere il fatto che io abbia fatto l'autografo perché è stato il primo. E quindi tanta roba, signori, tanta roba. È stata un'emozione davvero fantastica. Tra l'altro l'autografo l'ho sbagliato perché ho scritto creepy con una E e poi l'ho corretto. Però vabbè, ci sta. Sono quelle piccole cose che poi ricordandole magari
in futuro mi faranno sorridere. Nulla, poi lunedì è stata una giornata più scialla, ho dormito un po' di più, sono andato la mattina, in teoria avrei dovuto andare la mattina, poi di fatto sono arrivato tipo alle 12 in fiera e ho visitato il padiglione Carducci, che è stata una cosa spettacolare, premettendo che forse è grande come il Games Week quel coso, ed è un ventesimo della fiera, giusto per farvi capire la situazione, ma è pieno di roba, cioè si va dall'Euronics, nel quale abbiamo provato la demo di Sole e Luna, alle carte Pokémon che ho acquistato, spoiler, alle carte di Yu-Gi-Oh!, ai manga, ai magazine di Sio, cioè c'era di tutto. E infatti lunedì è stata la mia giornata preferita perché al padiglione Carducci ci ho passato la vita proprio. Però in realtà ero stanchissimo perché mi faceva male le gambe, quindi sono andato via tipo alle 4, 4 e mezza, non prima di aver dato appuntamento a Thomas in piazza San Pietro. No, aspetta, ripetilo di nuovo. In piazza San Pietro. Cioè, quindi l'hai detto veramente? In piazza San Pietro. Brutto idiota, che cazzo stai dicendo? Che voleva incontrarmi, io mi sono reso disponibile ad andare in piazza San Pietro, tanto avrei dovuto comunque uscirci da lì, ed era in programma, ho detto sono qua, aspetto che arrivi, e niente, ho incontrato anche lui, mi ha fatto fare due autografi, uno per lui e uno per un suo amico, c'era anche la madre, questa è una cosa che vorrei sottolineare, il fatto che mi sono sentito un pochino in imbarazzo perché la madre continuava a farmi foto a me e a Thomas, e io mi sentivo tipo paparazzato ai limiti del concepibile. Nulla, è stata una sensazione un po' strana per quanto mi riguarda, forse mi ci devo un pochino abituare effettivamente, però mi ha fatto comunque piacere anche incontrare Thomas, che era anche emozionato, e sapete che insomma, come ho detto nel vlog del Games Week, queste sono cose che mi fanno pensare che potrebbe essere una reazione che potrei avere io se incontrassi, non lo so, un cantante rock famoso, per dire. E quindi nulla, ringrazio sia Thomas che Martina, che il suo amico, che mi hanno incontrato, che mi avete regalato dei bei momenti sicuramente. E direi che, dato che alla fin fine c'ho poco da raccontare perché ero in giro con i miei cugini e mio fratello, non con Luke, cioè, quindi se sei con Luke capisci che puoi pure raccontare della creazione dell'universo, appunto direi di passare ai gadget. Allora, premetto che sono quasi tutti a tema Pokémon, parto da quelli meno costosi in realtà, ossia questi simpaticissimi cosi che non so se li avevate anche voi, io da piccolo ce li avevo e li adoravo, probabilmente ce li ho ancora giù in taverna. E questi cosi qua da mettere sul pollice, queste sorte di fra virgolette action figures che costavano davvero poco, quindi ne ho prese una manciata, ho preso bella tutti scimmiette qui, poi ho preso Empoleon, ossia Cesare, il nostro eroe della chestlock a Pokémon Diamante. Tra l'altro ho cercato Merda e John Frog per tutto il cazzo di contenitore ma non ce n'erano. Poi abbiamo Ninetales, che è il mio Pokémon preferito, e poi abbiamo un cancro assurdo. Dove cazzo è? Ditemi che cos'è questa cosa, vi prego. È inguardabile, dovrebbe essere tipo uno Zorua, però è viola ed è sproporzionato. In realtà l'ho preso perché mi ha fatto collassare dal ridere quando l'ho visto, non tanto perché fosse lui, un cancro impressionante, orribile raga. Donate un like per salvare questo coso, chiamate, non so, il WWF. Poi ho trovato lui, cioè raga, il sostituto spettacolare, poi Luke vi spiegherà meglio come funziona, questa è una vecchia cheat dei vecchi tempi quando ancora facevo video con Loffy. Fantastico davvero, mi è piaciuto tantissimo, l'ho pagato 15 euro, si costava tutto un pochino, probabilmente per le varie tasse che si pagano dal Giappone insomma. È davvero bello, mi piace davvero tanto, è probabilmente l'unico pupazzo Pokémon che ho nella mia vita, quindi lo metto qua perché altrimenti non so dove metterlo. Direi che vi faccio vedere per ultimo quello che non è Pokémon. Abbiamo, signori miei, e qua mi darete del venduto bastardo, due scatole contenenti due buste espansioni della collezione Pokémon Generazioni. Qua davanti c'ho anche una bella full art che non vi faccio vedere perché la vedrete nello spacchettamento che vi porterò questa settimana, presumo, penso il weekend, e probabilmente qua molta gente mi darà del venduto bastardo che fa le cose per visual, però la verità è che tutti questi video qua mi hanno fatto tornare la passione per le carte Pokémon e quindi le ho prese, di conseguenza mi andava di fare un video, soprattutto mi andava di trovare le carte. Tra l'altro queste due carte full art che ci sono, diciamo, queste carte promo full art sono davvero fantastiche, quindi
sono stato subito attratto. Tra l'altro, con una spesa maggiore di 15 euro ottenevo una busta espansione in omaggio, che in realtà era una busta di presentazione, quindi erano solo tre carte, che sono queste praticamente, cioè cancerogene a livelli massimi. Ma io vi farei notare Soak, che è tipo, no, qua sono spastico. Soak, dicevo, che è tipo un eroe contemporaneo. E infine, signori miei, l'unico acquisto che non è invece a tema Pokémon è lui. Se lo mettessi dritto. E infine, signori miei, l'unico acquisto che non è invece a tema Pokémon è lui. Se lo mettessi dritto sarebbe anche un'ottima idea. Un fottuto Death Note di pelle. Guardate la figata. Questo, raga, lo utilizzerò per segnare i nomi degli allenatori che mi uccidono i Pokémon nelle Crazy Lock. Munito di tutte le fottute 59 regole che caratterizzano un vero Death Note, vi faccio notare, c'erano anche quelli in carta, però cioè erano tipo quaderno degli appunti. Io invece cercavo effettivamente proprio questo, cioè quello, fra virgolette, riproduzione fedele. Tra l'altro dovrebbero esserci qua, sono scritti in giapponese, ma dovrebbero essere tutti i nomi di quelli che Kira ha ucciso, se riuscite a vedere. Ora non ve li faccio vedere, cioè non li potete leggere, ma anche se ve li facessi vedere bene non li leggereste, perché è quasi tutto giapponese, ci sono solo le date. E nulla, questi erano i gadget che ho preso al Luca Comics. Il video può finire qua, io spero che vi sia piaciuto. Se è così, vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale se non avete ancora fatto. Mi raccomando, passate ai social in descrizione, rimanete sintonizzati perché a breve appariranno loro sul canale. Vi ho fatto vedere le carte. Se siete arrivati fino a questo punto del video, siete stronzi. E nulla, noi ci becchiamo in un prossimo video!